Più di 1000 persone ieri a Roccella hanno partecipato alla seconda edizione del Roccella Fit Walking, camminata non competitiva, che ha avuto come madrina d'eccezione la campionessa paraolimpica Giusy Versace, autrice del libro Con la testa e con il cuore si va a ovunque. Lo sport aiuta ad integrarsi, ha detto Versace, ed è un piacere vedere qui presenti i disabili. Ma io penso che le manifestazioni sportive siano belle perché creano comunque aggregazione, poi mi fa piacere vedere che ci sono anche molti disabili oggi, no? Quindi la scusa buona per uscire di casa, questo è anche lo sport, è terapia, è insegnamento, è aggregazione, è integrazione, che c'è di più bello? Ecco, lo sport può dar tanto, poi nei nostri luoghi, nei nostri posti, la passeggiata, il fit walking aiuta anche a conoscere meglio i paesaggi, insomma abbiamo un mare meraviglioso, ma non solo. Ad apprezzare le cose belle che abbiamo, perché poi noi siamo anche abituati molto a criticare e a criticarci e a dire che va tutto male, tutto storto. Ahimè, purtroppo è vero, tante cose non vanno come dovrebbero andare, però iniziamo a guardare le cose belle e positive che ci sono attorno. Sicuramente una camminata di queste ti fa apprezzare la natura, il paesaggio, ma anche semplicemente come dire, il momento di stare tutti insieme senza differenze, disabili e non, sportivi e non. Ha visto che ci sono i ragazzi dell'Unitalsi, lei è diventata quasi un simbolo, nel senso che chi ha una anche piccola o grande disabilità può fare sport e farlo anche bene, con grandi risultati. Vabbè, l'Unitalsi, io ne sono diventata volontaria, è una grande famiglia, ma soprattutto aiutano questi ragazzi a uscire di casa, no? Non solo per i pellegrinaggi, ma mi fa piacere che si siano aperti anche alle manifestazioni sportive. Lo sport è importante, quindi io continuerò a battermi perché tutti si avvicinino a farle, perché quando hai il corpo allenato la mente diventa anche più forte. Al taglio del nastro nella zona fitness del lungomare roccellese erano presenti i campioni di marcia Raffaello Fabio Duceteschi e Giorgio da Milano, tra gli altri presente anche la ministra di origine Locridea Maria Carmela Lanzetta. Un ministro a fare fit walking. No, è soltanto per accompagnare quest'anno e poi magari ci organizziamo meglio e faremo parte di questo bellissimo paesaggio roccellese. La maglietta gliel'hanno già regalata. Sì, adesso la indossiamo. Ecco, indossato. Lei è anche farmacista, quindi sì, dal punto di vista salutare, esatto, comprende benissimo quanto, esatto, è meglio consigliare una passeggiata piuttosto che medicinali. L'abbiamo sempre fatto questo, camminare, poi bellissimo camminare insieme, quindi state facendo veramente una cosa, vedere tutta questa gente sul lungomare di Roccella è veramente molto bello, viene la voglia di cominciare a camminare da domani, camminare insieme e parlarne perché è una cosa molto bella da ripetere. Ecco, la passeggiata, il camminare, la pista ciclabili possono essere un modo, una cultura di vita, un modo di vivere, una nuova linea per vivere i nostri paesi, i nostri paesaggi. Sì, e godersi i nostri luoghi, godersi l'ambiente, godersi questo bellissimo mare vicino e fermarsi un attimo a pensare a se stessi. E sulle bellezze paesaggistiche bisognerebbe lavorare un po' di più? Sulle bellezze paesaggistiche dobbiamo soltanto pensare al paesaggio e pensare che il paesaggio per noi è veramente al primo posto nelle nostre vite e nelle nostre organizzazioni amministrative. Due i percorsi previsti dall'organizzazione, uno di 5 chilometri che raggiunge il Santuario delle Grazie con rientro direttamente sul lungomare, il secondo, quello che fa il giro del Parco Collina al Castello, dove una meravigliosa panoramica fa vedere le bellezze della cittadina ionica, era di 10 km ed ideato per quelli che hanno maggiore resistenza alla passeggiata. Parte del ricavato dell'iscrizione alla manifestazione, che ricordiamo è organizzata in collaborazione con il Comune di Roccella Ionica, è stato devoluto all'Unitalsi. Cioè, è un ritorno, guardate, è un ritorno perché io, come tutti sanno, ho pure un passato sportivo, quindi è una bella cosa tornare a praticare così sommariamente uno sport. Ed è bello anche per la città che vive una giornata, secondo me sarà una giornata indimenticabile, con una presenza veramente massiccia di nostri concittadini, c'è tutta la Locride e c'è la Calabria, ci sono anche sindaci di altri comuni, anche del Catanzarese.